prima dell'alba, quando le strade sono deserte e tutti ancora dormono, è già lì, mano al timone e sguardo verso l'orizzonte. Non sa quando tornerà, né può conoscere l'entità del raccolto, eppure, notte dopo notte, va entusiasta e fiducioso perché la dedizione, la determinazione, la perseveranza sono le fondamenta della sua attività, nonostante sappia che talvolta la sua fatica non darà i frutti sperati. È il pescatore, più che un mestiere, una scelta di vita, radicale, assoluta, profonda come il mare stesso nel quale ripone ogni giorno le sue speranze. D'inverno, quando affronta le tempeste e le sferzate di vento gelido. In primavera, con temperature più clementi e giornate più lunghe, ma con la pioggia sempre in agguato. Nei mesi estivi, dove il caldo spesso afoso limita le forze e rischia di compromettere la freschezza del pescato. Infine, nei mesi autunnali, quando deve fare nuovamente i conti con l'accorciarsi delle giornate e con l'imprevedibilità delle intemperie. Eppure va, perché sa bene che dal suo lavoro dipende il sostentamento suo e della sua famiglia, e per un certo richiamo che l'acqua esercita da sempre nei suoi confronti. Il più delle volte pescatore si nasce. Spesso, infatti, a intraprendere questa carriera è un giovane figlio d'arte, perché suo padre, suo nonno e chissà quanti altri in famiglia hanno affidato al mare o alla laguna il proprio futuro. Altre volte è il frutto della scelta di abbandonare per sempre il comfort per amore di quelle lunghe attese, di quei silenzi e di quelle gocce sul volto che solo questa professione può dare. In tutti i casi è una professione che non si apprende sui libri. Pescatori si diventa al largo, giorno dopo giorno, imparando dagli anziani e sperimentando su di sé nuovi metodi per migliorare la pesca e la qualità della propria vita. Direbbe quindi che non studia, eppure è esperto in numerosissime materie. Conosce i ritmi della vita marina, di quella lacustre e lagunare, l'habitat di pesci, crostacei, molluschi e altri animali acquatici. È aggiornato sulle normative esistenti in materia di restrizioni delle attività di pesca. Conosce e interpreta alla perfezione i venti e tutti gli agenti atmosferici, che a volte sono suoi alleati, molte altre avversari da affrontare a viso aperto. Su un peschereccio o su una barca a motore o a remi, deve imparare fin da subito a costruire e riparare le nasse. Con movimenti delicati ma decisi, deve saper cucire e rattoppare le reti ed essere fisicamente in forma per fronteggiare il duro lavoro. Salpare l'ancora, remare, domare il timone, gettare le reti o le nasse, recuperarle sperando siano colme di pescato e poi a bordo distribuirlo nelle cassette. Pulire e risistemare gli attrezzi e via via così, fino al rientro in porto o a riva. Al pescatore è poi richiesta enorme lucidità. Deve essere capace di affrontare i pericoli e le emergenze,
deve saper pazientare quando il lavoro cala e resistere ai ritmi incessanti quando aumenta. Deve essere predisposto al lavoro in team o in solitaria, in spazi spesso ristretti e con poche comodità. Ma il pescatore sa bene che ai grandi sacrifici e alle privazioni corrispondono in realtà grandi gratificazioni, derivanti non solo dalla vendita del pescato, ma anche e soprattutto dall'indissolubile legame con il mare, che si rafforza ogni volta che si allontana dalla terraferma per stare fra sé e i suoi pensieri, le sue speranze e i suoi sguardi fino all'orizzonte e, per respirare ad ogni boccata d'aria, la libertà.